Ragazzuoli, buongiorno, sempre gli stessi capelli, fanno schifo, sempre la stessa faccia, sono in mezze maniche ma non fa tutto sto caldo. Non ho tutto sto caldo in casa, se sto ferma, se mi muovo fa caldo, ma tanto la cucina l'ho pulita. Volevo dirvi un paio di cose, sapete che la giacca di pelle ha uno spazio qua sopra, una specie di tasca qui sopra, adesso non ce l'ho, non posso farvela vedere. E questa specie di tasca col bottone, che di solito ha un bottone, non serve per figura, per bellezza, ma serve per tenere la borsa, che noi donne soprattutto abbiamo sempre la borsa o sulla spalla destra o sulla spalla sinistra, e da tutte e due le parti, da tutte e due le spalle ci sono queste fessure, e voi aprite questo bottone, mettete la borsa invece che sopra alla giacca, la mettete dentro la borsa, la tracolla, la mettete dentro a questo bottone, lo richiudete, così la tasca, diciamo, tra virgolette, della giacca di pelle tiene la borsa sulla spalla quando voi avete la giacca, invece di metterla la borsa magari a postino come la metto io, o tenerla a mano, la mettete, se avete la tracolla, dentro questo spazio, questa fessura, questa tasca, tra virgolette, appunto, della giacca di pelle. Scusate la ripetizione, spero che abbiate capito. La giacca di pelle io ce l'avevo, me l'aveva regalata rossa mia madre, l'ho usata pochissimo, si è rovinata in fretta, non l'ho potuta neanche lavare, l'ho dovuta buttare via a malincuore, e quindi adesso la vorrei ricomprare. Me la vorrei ricomprare, solo che adesso fa ancora caldo per mettere la giacca di pelle e ce ne sono tante, vanno anche di nuovo di moda. E la tendenza del 2023 è la giacca di pelle, forse è un evergreen la giacca di pelle, quindi mi piacerebbe averla di nuovo. Anche voi quando scrivete con i pennarelli avete sempre tutte le dita macchiate? Ho visto da pillole di design, un sacco di consigli per la cucina, consigli riordino, pulizie, eccetera, eccetera. Il gas va pulito o con uno spazzolino, oppure come faccio io con gli stuzzicadenti. Questa parte qui del gas ho visto che va pulita come la pulisco io. Lo spazzolino usato, insomma, solo per le pulizie. Qua intorno bisogna pulire con lo spazzolino o con gli stuzzicadenti, perché rimane sempre dello sporco. Poi, sempre parlando del gas, adesso lo pulisco perché l'ho sporcato, quindi va pulito, e lavo queste due pentole, due piatti a mano, magari anche. Non ho mai voglia di lavare a mano, sinceramente sono un po' pigra, ma comunque laverò perché non mi piace tenere la roba sporca nel lavandino che fa schifo. Voi lo smontate? Avete il piano induzione? Avete il gas con i fuochi, con i quattro fuochi come li ho io, classici? Il gas normale con le griglie, con i bruciatori? Fatemi sapere. Commentate, rispondete, mi raccomando. La cucina, a parte il gas, che adesso faccio in fretta a pulirlo, il resto è tutto pulito. Nella ragnatele non ci sono, a parte il muro che si sta staccando, ma lasciamo perdere. Voglio pulire i termosifoni. Allora, anche stacchiamo la lavastoviglie dal filo, dal cavo, e non vorrei che si macchiasse, che si bagnasse e si staccasse la luce. Ho visto sempre da YouTube, da Instagram, soprattutto da Instagram, un sacco di pagine che dicono di mettere un po' d'acqua del rubinetto dentro a un contenitore così, anche senza centilitri. Prendo una bacinella da mettere sotto al termosifone perché se perde acqua non voglio che si allaghi tutta la cucina. Prendo una bacinella, scusate i cambi di luce, e vi faccio vedere come pulisco il termosifone, come dicono su Instagram di pulire i termosifoni. Mettete l'acqua dentro i buchi del termosifone, se avete il termosifone come il mio, mettete l'acqua qui dentro dall'alto e vediamo cosa scende. Ho paura che scenderà di tutto e di più. Questa è forse troppo alta, ci va più bassa perché si incastra e poi non riesco più a toglierla. Vedi? Si incastra così e poi non riesco più a spostarla quando è piena di acqua. Proviamo così. Allora, mettiamo l'acqua. Allora. Vedi? L'ho pulito ieri, ma qualcosa di sporco è di nuovo uscito. Qualcosa di giallo è venuto fuori, qualche pezzo nero. Vabbè, adesso proviamo a spostarlo, solo che gocciola. E adesso asciugo anche lì, perché è uscita qualche goccia dal termosifone, anche lì per terra, quindi devo asciugare adesso che ho il panno in microfibra. Lì, voilà. Voi fate anche così per pulire il termosifone, perché io l'ho chiesto a voi e poi sono andata a vedere come si pulisce il termosifone, visto che il mio è fatto così con questi spazi, magari voi avete il termosifone diverso, fatemi sapere in casa che termosifoni avete. Prima dell'inizio dell'inverno il termosifone va sempre pulito, secondo me, anche se queste macchie gialle sono incrostazioni che c'erano già quando sono entrata in questa casa, quindi non si tolgono. Proviamo con altra acqua, altre parti. Esce poco sporco, per fortuna.
lasciamo che gocciola del tutto, così poi asciughiamo, quando smette di gocciolare il termosifone asciughiamo il pavimento e via. Ho questa scatola delle scarpe, vuota ovviamente, io riciclo tutto se riesco, quando riesco, anche i flaconi del detersivo vorrei riciclarli ma non so come si riciclano. Cosa posso metterci qui dentro? Per cosa la posso riutilizzare, non buttarla via e non sprecare la carta? Voglio riciclare tutto, io riciclerei tutta la casa. Fatemi sapere, rispondete, mi raccomando. Anche questo mobile è super in ordine, biscotti senza lattosio, pasta, riso. Ah, quella pasta lì posso far andare da pranzo, sì. Cornflakes da far andare, riso dell'MD, del cieco integrale, pasta reale dell'MD, aceto balsamico, non pochissime volte lo uso. Questo mobile è bellissimo, ve l'ho già fatto vedere perché sfoca sto telefono in tutti i video, ok? È enorme questo mobile, è pulito. In tutti i video vi ho fatto vedere tutti i mobili della mia casa, della cucina lì. Li conoscete già, quindi è inutile che faccio sempre gli stessi video. Tutto pulito, organizzato. Mi piacerebbe, forse l'ho detto in altri video, avere la pasta invece che nella plastica nei contenitori, ma non ne ho i contenitori. È tutto umido però, mamma mia. Se lo tocco sto mobile è bagnato. Non va bene. Scusate. Dovrei fare i video davanti alla finestra. Vi piace la mia maglia? Questa l'ho usata anche per raccogliere le nocciole, sinceramente. Ma per stare in casa va benissimo. Stanotte avevo quasi freddo a dormire, mi sono messa il lenzuolo, la coperta. Questa maglia è molto bella, l'ho presa al Bennet o al Carrefour un sacco di anni fa. Grigia, ieri avevo un'altra maglia grigia, oggi ho le mezze maniche invece che le maniche lunghe perché fuori fa caldo e c'è il sole. In casa non ho tutto sto caldo, però fuori c'è un sole che spacca le pietre. È un modo di dire. Sto vetro è quello che vi dico sempre in tutti i video. È dentro che è sporco, non è colpa mia ragazzi. Fuori è pulito, ma dentro bisognerebbe spaccarlo, cambiare il vetro e rimetterne uno nuovo, perché da una parte è pulito e dall'altra no. Beati voi che avete le case pulite, senza umidità, senza niente, insomma, senza difetti, perché la mia casa è piena di difetti. Sarebbe da cambiare tutto, l'aspirapolvere sarebbe da cambiare, il divano sarebbe da cambiare, il copridivano per il divano angolare costa 130 euro nei negozi, perché su Shein l'ho visto, ma non va bene per il mio divano, dai cinesi o per carità, ho già provato, già cercato, non lo trovo. Mamma mia, il sole fa caldo, se vado all'ombra in casa, in cucina o in bagno fa freddo, fa quasi freddo. Io che sono al sole, adesso che ho la pancia al sole, le gambe al sole, i piedi al sole, le braccia al sole, la testa all'ombra, ho caldo anche in casa perché il sole scalda come se fossimo veramente ancora d'estate, che non è estate. Adesso prendo i panni in microfibra perché non li ho pinzati fuori, ho paura che vogliono via perché c'è l'aria. Mettiamo fuori che aria tira, faccio un sacco di ripetizioni, di rime, c'è la musica, il vicino. Tutto secco, tutto strasecco, super secco. Secchissimo, con questi pantaloni nel mio pigiama. Vedete che roba, il sole si muore di caldo. Scrolliamoli, perché paura che ci sono i cimici, attaccate i vestiti. Sono sempre scalze in casa, sì lo so. Voi mi dite, ma le pantofole non le hai? Non le metti le pantofole, sai? Le inventano, esistono le pantofole, usale. Ma io mi trovo bene scalza in casa, tanto pulisco sempre, non c'è tanto sporco sul pavimento. Anche se l'aspirapolvere la devo tenere in mano. Il filo non funziona, anche se lo tengo in mano. Questo qui è secco adesso, che è asciutto. Actifibra lo ricomprerò, l'ho già detto, mi piace tantissimo. Anche quello rosa l'ho già usato. Quando lo bagnate è molle, morbido. Se no è duro, è secco. Fino a domenica, se riesco a non attaccarla più, sarebbe meglio la lavatrice. Perché si consuma. Lavare a mano forse era meglio. All'epoca di mia nonna forse era meglio lavare a mano. Chiudo il divano, passo l'aspirapolvere se riesco, di nuovo. Ah, l'aspirapolvere non so voi quante volte la passate, ma... Consuma. La televisione anche ha risparmio energetico, quindi consuma poco se la tengo per farmi compagnia, per non parlare da sola come i pazzi. Però la lavatrice consuma, la lavastoviglie consuma. Voi quante volte la usate la lavastoviglie in casa se ce l'avete? Sto piegando i pannetti con una mano sola. Con sto sole si asciuga tutto. Voi la lavatrice ce l'avete sicuramente, ma molte ragazze mi hanno detto io la lavastoviglie non ce l'ho. Non è obbligatorio avere la lavastoviglie, direi. I pannetti li piego così. Ok? Voi come li piegate? Devo aprire queste persiane in cucina, però le zanzariere che non chiudono non mi piacciono, l'ho già detto, a dopo. Allora, volevo dirvi, il percarbonato di sodio, l'avete mai usato voi? Lo usate? Vi trovate bene? Vi piace? Per smacchiare gli strofinacci bianchi, i calzini che magari da bianchi hanno la parte del tallone nera. Quanto costa? Perché ho visto un sacco di video, la casa di Mattia... Pillole di design, Shabby Chic Home, su Instagram fanno quasi tutti vedere il percarbonato di sodio. Ho visto ieri sera invece di dormire, alle 3 ero ancora sveglia a guardare i video di pulizie su Instagram.
o su YouTube, sono stupida. Di notte bisogna dormire, io guardo come si pulisce il giorno dopo il termosifone, come si pulisce la porta, invece di dormire io pulisco, pulisco anche di notte, sogno di pulire anche di notte. Meravigliosa Antonella, stupenda, fantastica. Ciao Antonella. Peccato che non ha più il primo canale, o almeno non carica più i video sul primo canale Sole di Sicilia, però è bravissima Antonella a fare i video ASMR, ve la straconsiglio, Pink Whispering ASMR. E parlando di un'altra ragazza, Antonella, i consigli di Antonella 2, volevo chiedere ad Antonella, dimmi come fai a pulire il pavimento con la candeggina e con il detersivo per i piatti svelto? Devo provare magari a comprare la candeggina, quella classica liquida, che va bene anche nel bucato, però non ho mai provato a pulire col detersivo per i piatti il pavimento. Aiutami, consigliami. 5 se funziona sto cacchio di aspirapolvere malefico ieri, ho provato di nuovo a passarla oggi, la passerò di nuovo se funziona, ma anche tenendo il filo in mano che si stacca, anche il tasto non funziona più, è vecchio, è di seconda mano, sto aspirapolvere Worker folletto e quindi lo vorrei tanto cambiare. Il prossimo aspirapolvere lo voglio senza filo. Professional Organizer Sara su Instagram ha fatto vedere che l'acido citrico va bene per la rubinetteria, per pulire i rubinetti in acciaio e inox, se non sbaglio, va bene come brillantante nella lavastoviglie al posto del brillantante, va bene al posto dell'ammorbidente in lavatrice. Provatelo, io anche lo voglio provare appena lo troverò, insieme al percarbonato di sodio attivo, lo voglio comprare. Queste due cose costeranno carissime, ma le voglio comprare, voglio provare se sono veramente valide. E voglio anche andare a comprare la tisana al finocchio che mi serve, c'entra niente con i detersivi, ma comunque. Grande Sara, professional organizer, bravissima su Instagram, fa dei video super utili, delle foto, dei reel, delle stories. Comunque vi lascerò gli screenshot di Sara, di Rita Cleaning, di Luciana House Cleaning, di Terry Home Cleaning, eccetera, eccetera. Forse ve le ho già fatte vedere. Non mi ricordo se ve l'ho già detto, ma io ogni tanto uso il bicarbonato, un cucchiaino di bicarbonato, nel cassetto al posto dell'ammorbidente in lavatrice. Se l'avete provato anche voi questo metodo del bicarbonato al posto dell'ammorbidente, fatemi sapere se vi trovate bene, se vi piace. E se seguite anche voi le stesse ragazze che seguo io su Instagram, commentate e mettete un mi piace al video. Chi seguite voi su Instagram? Aspetto risposte alle domande che faccio, mi raccomando, ok? A presto.